I leoni attaccano una piccola mandria di bufali, che cercavano una vegetazione lussureggiante nei fitti boschetti di cespugli e alberi bassi. Il toro infuriato ha deciso di approfittare del suo vantaggio di quasi 5 volte in massa e contrattacca la leonessa. Ha attaccato i leoni e ha cercato di calpestarli. Il toro ha gettato via i predatori e ha iniziato a inseguirli. Ma questo è stato un errore. I gatti hanno attirato il toro in una trappola. Dietro il cespuglio più vicino, un giovane maschio aspettava il toro. Ancora una piccola criniera, ma è molto più forte delle femmine. Il toro chiaramente non se lo aspettava. Il leone si è avventato di lato sul bufalo, ha afferrato la vittima e con l'aiuto delle leonesse ha sopraffatto e finito il nemico. Oggi ti mostreremo altri casi in cui i leoni hanno mostrato la loro forza. C'è un mito secondo cui i leoni maschi non cacciano, ma in realtà sono sempre felici di procurarsi il cibo se se ne presenta l'occasione. I leoni hanno una criniera molto grande, il che rende difficile mimetizzarsi. Ma questo predatore esperto è in grado di sfruttare i boschetti per avvicinarsi silenziosamente alla sua preda. Poi il leone si è precipitato all'attacco. Il suo obiettivo è una delle antilopi più pericolose e potenti del mondo. Questo è l'orice. L'ungulato si distingue per il suo duro carattere, il coraggio e la capacità di respingere i predatori. Corna molto lunghe fungono come delle lance. L'antilope ha notato il predatore e gli ha puntato l'arma direttamente alla testa. Ma l'orice ha sottovalutato il leone. La pantera si è rivelata più abile. All'ultimo momento prima del colpo, il predatore ha schivato le corna dell'antilope e si è schiantato contro il suo fianco. Il leone ha portato a terra il suo avversario, afferrandolo per la gola. Se il leone fosse stato più lento, gli avrebbero cavato gli occhi. Il coraggio del predatore incute rispetto. Le corna dell'orice sono efficaci sia in attacco che in difesa. I colpi sono pericolosi perché possono danneggiare gli organi interni del nemico. La maggiore lunghezza permette di proteggere il collo dagli attacchi dall'alto e da dietro. Ma il leone lo sa e fa una manovra inaspettata. Si toglie dalla posizione vantaggiosa in cui si è trovato dopo il colpo, perché non poteva raggiungere il collo dell'orice a causa delle corna. Il leone permette al massiccio e forte ungulato di avere la meglio durante il combattimento. La pantera finisce sdraiata sulla schiena, ma ha l'opportunità di afferrare la gola da sotto. Questo è molto rischioso perché l'orice ha una forza impressionante. L'antilope cerca di combattere e calpestare il nemico, ma la pressione del leone è tremendamente forte. Con zampe potenti e abili blocca i colpi dell'erbivoro. La forza dell'orice se ne va e l'antilope cade, ma non è ancora finita. Lei combatte e il leone non perde l'occasione. Per abbattere una simile bestia sono necessari gli sforzi congiunti di tre leonesse. Qui il leone ci è riuscito da solo. Se l'antilope avesse cominciato a correre subito, forse si sarebbe salvato, ma ha scelto il duello. Il leone ha notato un giovane elefante sulla riva del bacino e ha osservato per qualche tempo l'erbivoro con interesse, come se lo stesse testando. L'elefante è ancora giovane e non ha le dimensioni di un adulto. Un gigante maturo può pesare circa 5 tonnellate. Questa bestia pesa difficilmente più di una tonnellata o una tonnellata e mezza, ma è comunque 4-6 volte più massiccio di un leone. L'elefante aveva torto nel pensare che le sue dimensioni garantissero la sua sicurezza. Avrebbe dovuto chiamare aiuto o correre nell'acqua. Il leone ha osato sferrare un attacco rischioso e si è lanciato contro il nemico. L'enorme predatore è volato sul dorso dell'elefante e ci si è arrampicato come se fosse una roccia viva. La bestia erbivora è furiosa, ma non può fare nulla. Scaccia facilmente la leonessa che voleva attaccare frontalmente, ma anche le enormi zampe della bestia, simili a colonne, non possono resistere alla terribile pressione del predatore. L'elefante cade. La vittima non sarà più in grado di alzarsi. I leoni raggiungono la gola della preda e ne comprimono la trachea. Sebbene sia difficile e dispendioso in termini di tempo,
Eliminare un grande nemico, un bottino così enorme sarà sufficiente per l'intero branco. Se pensi che un elefante adulto sia invulnerabile ai leoni, allora ti sbagli. Qui un branco di predatori dà caccia a un intero gruppo di elefanti. Gli erbivori si nascondono tramite i diversi boschetti. Probabilmente vedono dei predatori, quindi si voltano e si allontanano alla ricerca di un luogo dove sarà più facile mantenere la difesa. Ma uno degli elefanti è troppo sicuro di sé. Resta indietro, forse nella speranza di scacciare le pantere. Grosso errore. Le leonesse sono predatori massicci e superano i leopardi in termini di massa. Sono creature incredibilmente abili e possono saltare. Una delle leonesse sale sulla schiena dell'elefante, come se lo stesse cavalcando. L'enorme gatto predatore si perde un po' sullo sfondo della gigantesca bestia erbivora. Sembra che la presenza sulla schiena della leonessa non confonda la leonessa e non prova disagio all'elefante. Corre e disperde il resto dei cacciatori, mentre il loro capo rimane a malapena sulla schiena nemica. La leonessa si aggrappa con tutte le sue forze, affondando non solo le zanne, ma anche gli artigli nella pelle ruvida e resistente dell'avversario. Una battaglia impressionante in cui l'elefante ha un chiaro vantaggio in termini di forza. Ma le leonesse hanno un vantaggio in termini di resistenza. Reagiscono ai contrattacchi e schivano i colpi. Nel frattempo, il morso sulla collottola influenza gradualmente le condizioni dell'elefante. Sta lentamente, ma costantemente perdendo forza. Dopo alcuni minuti di intensa lotta, l'elefante comincia a perdere l'equilibrio. Le leonesse capiscono che è la loro occasione e attaccano per sopraffare il nemico. Esistono diverse sottospecie di leoni. Al momento, il cosiddetto leone di Barbaresco è ufficialmente considerato estinto. Viveva in Africa, ma se i leoni africani a noi familiari vivono nelle savane e nelle foreste a sud del Sahara, allora il leone berbero viveva nel nord del continente, nelle montagne e nei deserti dal Marocco all'Egitto. Era il leone più massiccio e potente che sia sopravvissuto fino ad oggi. E l'ultimo leone berbero è stato ucciso nel 1922. Secondo varie fonti, questi leoni sono tenuti anche adesso in molti zoo. Si incrociano liberamente con altre sottospecie. Pertanto gli scienziati devono ancora scoprire se esistono leoni barbareschi di razza pura. Ma anche se parliamo di mezzo sangue, in alcuni di essi le caratteristiche della sottospecie sono completamente dominanti. Qui in un recinto si sono incontrati i maschi di un normale africano e un leone barbaresco. Puoi vedere una seria differenza tra loro. Il leone berbero è affettuoso e ha iniziato a corteggiare la femmina, cosa che chiaramente piace al leone africano. Il maschio arrabbiato ha deciso di mostrare allo sconosciuto chi è il capo, ma ha sottovalutato il suo lontano parente. Sebbene il leone africano attaccasse il nemico con una potenza, l'altro gli ha dato un rifiuto schiacciante. Il leone berbero colpisce dall'alto, respingendo il nemico e costringendolo alla ritirata. Come puoi vedere, il leone berbero è generalmente più scuro. Non ha una pelliccia color sabbia, ma bruno rossa, una criniera scura più folta che cresce non solo sul collo, ma copre anche il petto e persino le zampe. Grazie a questa difesa naturale e alla sua enorme forza, è riuscito a far capire al suo avversario che iniziare un combattimento era una cattiva idea. Il leone berbero è ferito, zoppica perché l'avversario si è infortunato alla zampa posteriore. Ma anche in questo stato, il predatore più grande è riuscito a spingere il nemico contro il muro, a sopprimere la resistenza e a calmarlo. Il leone africano si è arreso e il barbaresco se n'è andato zoppicando. Speriamo che si riprenda completamente. Un leone è sdraiato sul pavimento, ma poi salta in piedi e attacca la tigre. Questo non è un combattimento serio, ma un gioco, un incontro amichevole.
ma la tigre cerca di respingere il nemico. Può sembrare che il leone vinca in termini di dimensioni, ma questa è un'illusione dovuta alla grande criniera. La pantera, striata, è più grande. Sferra una serie di fulmini, ma il leone avanza comunque e abbatte l'impulso d'attacco del nemico. La tigre è stata colpita più volte al volto. Tieni presente che sebbene la bestia abbia combattuto più attivamente, il leone ha schivato la maggior parte dei colpi con precisione millimetrica. Gli artigli della tigre balenavano proprio davanti al naso del leone, ma lui non si è ritirato e ha soppresso il nemico, costringendolo a ritirarsi. Dimensione, abilità e forza consentono ai leoni di cacciare animali che non solo non hanno paura, ma sono anche intimiditi dalla maggior parte degli altri predatori africani. Qui, un enorme leone adulto ha attaccato un ippopotamo. Questi animali pericolosi sono famosi per la loro natura aggressiva. Hanno una pelle quasi impenetrabile, un corpo arrotondato su cui scivolano via le zanne e gli artigli dei carnivori, oltre a un attacco di speronamento incredibile e mascelle terribili. Questo è un giovane ippopotamo, ma è già più del doppio del predatore. Con un tale rapporto, una battaglia uno contro uno dovrebbe svolgersi secondo il piacere del gigante. Tuttavia, l'ippopotamo ha sottovalutato invano il leone e gli ha voltato le spalle. Il maschio si è scontrato con l'ippopotamo e lo ha letteralmente cavalcato. Il leone ha affondato gli artigli nella schiena del nemico. La forza delle zampe del leone è così grande che può stare in piedi sull'animale in preda al panico. Nella vita di un branco di leoni, la gerarchia gioca un posto molto importante. Permette al branco di funzionare in modo efficace, perché ogni predatore conosce il proprio ruolo e il proprio posto nel sistema, in cui può utilizzare efficacemente le proprie capacità ed esperienza. Ma a volte ci sono dei fallimenti. 4 giovani leoni stanno pranzando. Questi sono giovani adolescenti con piccole criniere. Quando erano cuccioli di leone, i loro genitori li adoravano semplicemente. Poi sono cresciuti e le leonesse hanno iniziato a insegnare loro a cacciare. Adesso gli adolescenti sono cresciuti, sono diventati più grandi delle femmine e pensano che tutto continuerà ad essere tranquillo. Si sbagliano. A cena vengono 2 potenti leoni adulti. Chiedono sottomissione e tolleranza. I giovani maschi cercano di proteggere la carne dai leader, ma non capiscono che l'infanzia è finita e ora non hanno a che fare con un padre o con uno zio amorevole, ma con leoni arrabbiati che prendono ciò che gli appartiene. I leader allontanano gli adolescenti che cercano di reagire. Invano. Forse i giovani leoni sono già più forti delle femmine adulte, ma sono ben lontani dai maschi maturi. Insieme ai leader disperdono facilmente i 4 adolescenti. Sembra che sia giunto il momento per questi 4 di essere espulsi in cerca di un nuovo branco. Davvero questo leone ha rinunciato alla caccia e ha deciso di iniziare a creare il proprio orto? Cosa sta facendo? Scavando? Si è scoperto che il maschio ha notato un buco nell'erba e si è reso conto che lì ci si nascondeva qualcosa di gustoso. Lo scavo è solitamente associato ai cani, che sono davvero bravi a rastrellare con le zampe. Ma il leone si è rivelato anche un buon costruttore di tunnel. Sotto, un facocero viene premuto nella parete più lontana del buco. Il cinghiale è piuttosto grande. Se dei cani selvatici avessero cercato di prenderlo, li avrebbe facilmente respinti. Ma l'ungulato non si aspettava tali capacità di scavo da un enorme leone. Il leone davvero non riusciva nemmeno a infilare la zampa nello stretto passaggio del buco. Pertanto, l'enorme predatore ci ha scavato l'ingresso e poi ha tirato fuori il cinghiale come un ortaggio con le radici. Senza spazio di manovra, contro un predatore così potente il facocero era indifeso. Il leopardo ha deciso di cacciare nel territorio dei leoni. Il predatore maculato faceva affidamento sulla velocità. Si è occupato rapidamente di un ungulato e poi si è arrampicato su un albero con la sua preda. Il leopardo pensava che i nemici non lo avrebbero raggiunto lì. In effetti le iene
o i cani selvatici non sanno arrampicarsi sugli alberi. I leoni sono troppo massicci per cercare di raggiungere un leopardo nella chioma di un albero. Le leonesse sono paragonabili ai leopardi in massa e forza. Oseranno davvero attaccare la pantera maculata a una tale altezza? Oseranno sì. Non sottovalutare le leonesse, che non sono inferiori ai maschi in termini di forza di carattere e odio verso concorrenti ed estranei. Inoltre, sebbene questi gatti siano inferiori al gatto maculato in termini di agilità, hanno un carattere testardo. Con difficoltà, dopo tentativi ma con successo, una delle leonesse si arrampica sull'albero. Il leopardo non si ritira. Nella fitta chioma inizia un combattimento impressionante. È difficile vedere i dettagli a causa del folto fogliame, ma lo scambio di colpi terribili scuote l'intero albero. Alla fine, il leopardo e la sua preda cadono. La leonessa non sarà in grado di atterrare così velocemente senza dolore, ma ciò non significa che il predatore sia ora al sicuro. La seconda leonessa aspettava pazientemente di sotto per tutto questo tempo. Si avventa sul leopardo, già ferito dopo il combattimento sull'albero. La pantera maculata riesce a scappare, ma la sua preda ora passa alle leonesse. Se il leader di un branco sono due o più maschi, allora non formano coppie monogame con le leonesse e si accoppiano liberamente con femmine diverse. Qui il leone ha deciso di avere una prole con la leonessa, che di solito ha una relazione con suo fratello. Questo è normale per questa specie di solito, ma non questa volta. Il maschio amorevole non sapeva con chi avesse a che fare. Suo fratello si è rivelato un vero geloso e si è scagliato contro l'avversario con una furia incredibile. Ha letteralmente buttato a terra il leone e i maschi hanno iniziato a mordersi furiosamente. La femmina osserva questa scena di lato. Nessuno ha lamentele contro di lei e la leonessa è semplicemente interessata a vedere come finirà la lotta. Non ci saranno conseguenze fatali perché la sopravvivenza del branco dipende dalla salute dei suoi maschi. Ma il geloso ha dato una bella bastonata al fratello, infliggendogli colpi terribili. All'inizio il traditore ha reagito, ma il leone infuriato e geloso era troppo forte. A quanto pare, il risentimento ha avuto ruolo. Alla fine, il leone amorevole se n'è andato e sa che l'amata leonessa del fratello è meglio non disturbarla. Qui è successo qualcosa di simile. Un giovane leone cerca di sistemare le sue relazioni con una leonessa quando il maschio dominante del branco li vedeva. È interessante notare che le leonesse generalmente preferiscono i leoni con la criniera più scura. Qui la femmina si è addentrata nel bosco, trascinando con sé il capo. Ma il leone ha cercato di conoscerla meglio ed era contrario. Sta cercando di fermare suo fratello maggiore. Pensavi che il suo alleato avrebbe avuto pietà di lui e gli avrebbe dato la leonessa? Assolutamente no. Non appena il leone più giovane si è messo sulla strada del maschio dalla criniera scura, è iniziata una lotta furiosa. I leoni non volevano ferirsi gravemente a vicenda. Ecco perché non hanno litigato, tentando di squarciarsi la gola a vicenda. Il combattimento si limita a un bellissimo e spettacolare scambio di impressionanti colpi con le zampe anteriori. Il leone con la criniera nera ha dato un forte rifiuto a suo fratello, gli ha dato più volte un pugno in faccia e si è diretto verso la femmina che lo stava già aspettando. La lotta non è finita qui. Il leone sconfitto non si è calmato e ha raggiunto di nuovo suo fratello, ma il secondo turno non ha cambiato nulla. Il maschio furioso ha mostrato chi comanda e ha costretto il giovane ad allontanarsi. Per proteggere la prole, molti animali sono capaci di vere e proprie imprese. I bufali potenti e coraggiosi sono particolarmente inclini a proteggere i propri simili e ancor di più a salvare altruisticamente la propria prole. Questa femmina adulta pesa circa mezza tonnellata. È vero, ha letteralmente appena partorito. È stata una cattiva idea allontanarsi dal branco, perché le leonesse hanno trovato la femmina. Hanno deciso di attaccare. La madre arrabbiata ha dato un impressionante rifiuto ai predatori. Un paio di minuti dopo il parto, il cucciolo
Può alzarsi in piedi quasi subito dopo la nascita, ma ovviamente non potrà sfuggire alle leonesse. L'ungulato può nascondersi dai predatori solo a una condizione. Dovrà rinunciare al piccolo? Ovviamente no. La femmina si precipita verso i leoni, attaccando molto dinamicamente. Le leonesse cercano di rapire il vitello, ma il bufalo reagisce istantaneamente a ogni tentativo. Si precipita contro i nemici, li disperde, li respinge e salva il piccolo più volte all'ultimo momento. L'erbivoro è circondato da 4 leonesse. Questa è una trappola dalla quale il vitello non riuscirà semplicemente a scappare. La madre deve scacciare i predatori, ma è troppo difficile. La femmina non capisce in quale pasticcio sia cacciata. Le leonesse sono troppo unite. Una distrae l'attenzione ed è persino pronta a impegnarsi in un combattimento ravvicinato, solo perché la seconda abbia il tempo di rapire il vitello. Diversi tentativi delle leonesse falliscono. Prima una, poi l'altra buttano a terra il vitello, afferrandolo per la testa, ma poi la bufala lo difende di nuovo. Di conseguenza il vitello è stato rubato proprio sotto al naso della femmina. Ma se la femmina di bufalo pensava che la sua prole fosse il bersaglio principale dei predatori, sottovalutava la forza dei leoni. Il piccolo è solo il dessert. Sarà lei il piatto principale. Anche se la femmina è arrabbiata, con la leonessa sulla schiena scaccia gli altri e le respinge, la situazione peggiora. Arriva il leone. Cerca di risolvere la questione con un attacco e una forza schiacciante. Si aggrappa alla bufala, che è quasi il doppio più pesante e massiccia. I cacciatori finiscono il nemico fino a che uno di loro non riporta indietro il vitello che ha ucciso. Ti dispiace per gli ungulati in questo caso? Se sì, tieni presente che questa doppia porzione durerà a lungo per il branco dei leoni e i cuccioli della famiglia dei predatori saranno ben nutriti. Questa è semplicemente la regola della natura. Così funziona nella savana. Quale episodio in cui un leone ha mostrato la sua enorme forza ti ha colpito di più? Rispondi nei commenti e non dimenticare di iscriverti. Allora ci vedremo più spesso. Alla prossima!